Bentornati amici di Lecosimo, quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Silvia Protopapa, Principal Investigator presso il Southwest Research Institute a Boulder, in Colorado. Dottoressa, allora, lei ha partecipato a una missione per la NASA, però la sua carriera è partita dall'Università degli Studi di Lecce, quindi lei è salentina. Cosa l'ha spinta comunque ad avvicinarsi alla fisica e cosa l'ha spinta a continuare in maniera così approfondita il suo percorso di studio? Dunque, è stata una passione che si è sviluppata durante gli anni scolastici del liceo. In famiglia ci sono diversi fisici e astrofisici, per cui ho sviluppato questa passione che poi durante gli anni universitari ho approfondito e ho capito che era il percorso di studi che volevo intraprendere con successo. E quanto ha influito la formazione scolastica, diciamo, in questa sua scelta? Moltissimo, sono stata accompagnata da diversi professori sia durante il liceo che durante l'università che mi hanno aiutato nelle piccole e grandi sfide e mi hanno accompagnato in questo percorso che non è sempre facile, ma sicuramente sono stata molto fortunata. Lei però, come dicevamo, è partita dall'Università del Salento per poi arrivare in una dimensione completamente diversa, immagino che è quella della NASA. Ecco, cosa si prova quando ci si rende conto del cambiamento e del traguardo che si è riusciti a tagliare? Ah, sicuramente è stato un percorso graduale e il far parte della missione New Horizons ed essere della missione NASA New Horizons ed essere coinvolta in diversi progetti spaziali è stata un'esperienza fantastica. È difficile rendersi conto del traguardo perché non si ha mai il traguardo, non si raggiunge mai il traguardo finale, è sempre un continuo evolversi di sfide e challenges. E durante questa prima parte di carriera, che comunque l'ha portata lontano in tutti i sensi, lei si è mai trovata davanti a questioni di discriminazione di genere? Dunque, io sono stata fortunata, non ho subito discriminazioni e sono sempre stata accolta in ogni team in maniera inclusiva. Devo dire però che gli Stati Uniti prestano molta attenzione a quella che è la problematica delle donne nella scienza e la discriminazione delle donne. Per ragioni storiche le donne non hanno avuto le stesse opportunità degli uomini, pertanto c'è un bias nei confronti delle donne che sono molto giovani e hanno esperienze diverse da quelle degli uomini perché storicamente non hanno avuto la possibilità di essere coinvolte in grandi progetti. Questa però è una problematica che è stata capita e al momento, insomma, c'è una sensibilità molto forte per non discriminare le donne e coinvolgerle continuamente in tutte quelle che sono in tutti gli ambiti scientifici. La sua ultima missione comunque è andata in porto con successo e riguardava nella prima parte l'osservazione ravvicinata, diciamo, di Plutone. Come la descriverebbe in parole semplici? Dunque, sì, sono stata fortunata, sono stata ingaggiata per far parte del team scientifico della missione New Horizons che ha raggiunto Plutone nel 2015 e per meriti successivamente sono stata nominata co-investigator della missione New Horizons estesa, quindi The Kuiper Belt Extended Mission, volta ad andare al di là di Plutone, quindi ad una decina di astronomical units lontano da Plutone per raggiungere quello che è un pianetesimo come ultima Thule. È stata un'esperienza fantastica e sicuramente la possibilità di essere parte di un team come quello della New Horizons, che è un team coeso, una famiglia e che ha uno stesso obiettivo, che è quello di esplorare il sistema solare. Negli ultimissimi tempi ha fatto molto discutere l'essere riusciti dopo tanti anni finalmente a fotografare, tra virgolette, il primo buco nero. Cosa significa effettivamente quest'impresa per la scienza? Da premettere, io non sono un astrofisico teorico e sicuramente non mi occupo di buchi neri, sono un'esperta di sistema solare, ma sicuramente c'è stato
un forte rumore nei confronti di questo di questa immagine, della prima immagine del buco nero. È stato il risultato di uno sforzo di un grosso team che è riuscito a combinare quelle che sono le osservazioni di diversi telescopi, e tramite simulazione sono riusciti a ricostruire questa immagine di un buco nero con il relativo disco di accrescimento. Dalla deformazione del disco di accrescimento è possibile dimostrare quelle che sono le teorie di relatività e dare un'immagine, un constraint osservativo a quelle che sono le diverse teorie che si sono sviluppate negli anni riguardo relatività e riguardo i buchi neri. Pertanto è uno step importante per tutta la comunità scientifica. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi.